E vorrei qui i miei ospiti che sono Justin Romano, Federica Piccinini e Paola Colombo. Me le trovate per cortesia? Buongiorno. Ecco, Justin, prego. Piacere, Paola. Federica, buongiorno in verde, brava, ottima scelta. E qua pensate che noi vi vogliamo mettere a vostro agio. Ci teniamo a mettervi a vostro agio. Hai visto? Ci abbiamo dato il taglio, via. Allora, cominciamo alla grande. Come creare un brand? Già è una cosa un po' complicata come idea. Vediamo se riuscite a darci voi un aiuto e dei consigli pratici su come fare. Partiamo da Federica, che è qui al mio fianco. La conoscete tutti in rete su Casa Candy, è mamma di Gianmarco e di due fantastiche gemelle, Greta e Ginevra. E dal 2009 ha il suo blog sui Casa Candy, che è ovviamente un blog di ispirazione che tratta di beauty, interior design, moda, fotografia, un po' di tutto. Poi dopo un po' ha aperto anche un canale YouTube seguitissimo con 46.000 iscritti e da qualche tempo però, siccome non le basta mai, ha deciso di aprire anche uno shop online che si chiama Glitter Room. Io volevo sapere, ma con tutte queste cose che fai, come mai hai aperto anche un negozio? Come è nata l'idea e come l'hai aperto e se sei da sola, eccetera? Allora, faccio tante cose, ma continuerei a fare tante altre, perché come la maggior parte di noi penso che abbiamo sempre in testa qualcosa di nuovo da fare, no? Non si sente? Pronto. Mi sentite? Tutto bene. Sono accettata. No, stavo dicendo che in realtà sì, faccio già tante cose, però ho sempre voglia di fare anche dell'altro e come tante di noi magari siamo già sul progetto e stiamo già pensando altri 10. E quindi in realtà io avevo già in precedenza un altro negozio online. Però poi appunto qualche mese fa ho deciso insieme ai miei amici, quindi non sono da sola, ma proprio c'è una società, e di aprire questo negozio che potesse pian piano, infatti sta pian piano crescendo, comprendere un po' tutto quello che riguarda già un po' il mio mondo, già il mio blog, quindi quello che è un po' le mie passioni, che sono la moda, sono tutte le cose belle femminili, sono però anche complementi d'arredo, decorazioni, uno scrigno dove mettere dentro tutte queste cose selezionate nel mio gusto e dove appunto le persone che magari fino adesso mi hanno sempre seguito sul blog perché si riconoscevano in quel certo gusto, in quel certo stile, possono anche ritrovare degli oggetti poi effettivamente da poter acquistare, quindi spaziando tra la moda a adesso man mano. Ma sono tutti oggetti scelti da te, quindi sì. Diciamo che vai a cercare il resto fuori dalla rete e li selezioni. Sì, no, è proprio fisicamente, cioè sono andata all'estero, sono andata in giro per l'Italia, sono arrivata fino giù, poi su, poi a destra, poi a Londra, poi qua, poi là, e quindi sia tra la rete che appunto andando da fornitori fisici, pian piano scopro nuove cose e giungo. E quindi pian piano il negozio cresce, in realtà è partito un po' come una scommessa. Quando è partito esattamente? A maggio. A maggio, quindi è abbastanza nuovo. E è partito come una scommessa e adesso pian piano, non so, ci sarà il sito nuovo, ci saranno nuove sezioni, nuove categorie. Pian piano, ricercando le cose che mi piacciono, le aggiungo. Sentimi, è una curiosità, io mi avessero detto, sai che apre un negozio su Casa Candy? Io la prima cosa che avrei pensato è, ok, lo chiamerà su Casa Candy. Invece si chiama Glitter Room, sì. Come mai? Perché in realtà è nato, non so, cioè non è soltanto un qualcosa di mio, è un qualcosa di mio insieme a delle altre persone. E quindi comunque doveva essere, sì, un qualcosa di, sì, ci sono io, però non ci sono soltanto io, non è quindi qualcosa di necessariamente legato solo a me e al mio blog.
è dove io comunque metto il gusto e tante altre cose, però siamo in più persone. Sì. E quindi hai preferito staccarlo, diciamo. Sì, da... sì. E sentimi, ovviamente hai aperto il sito, quindi mettete dentro gli oggetti, poi dovrete anche gestire gli ordini, gli affissi, eccetera. In tutta questa procedura, in tutta questa avventura nuova di questi shop, c'è stato qualche imprevisto? Dare proprio qualche consiglio utile a chi vuole aprire un proprio negozio, qualcosa a cui magari non avete fatto attenzione e che invece a posteriori dice, ecco, dovessi farlo adesso, penserei anche a questo. Beh, ci sono tantissime cose, perché comunque aprire un negozio online a livello burocratico e fiscale segue le stesse identiche regole che segue un negozio fisico, e quindi soprattutto fiscalmente assolutamente la stessa cosa. Burocraticamente magari è un po' più snella la procedura, nel senso che comunque non devi aprire un locale con degli spazi e quindi richiede tutta una serie di procedure in più, comunque burocratiche, quindi per quello è più snello, però per il resto uno che parte da zero effettivamente magari pensa che sia anche più semplice. No, ci sono tante cose da seguire, e poi c'è proprio tutto il lato pratico, comunque c'è tutta un'assistenza cliente che devi dare sempre, costantemente alle persone che ti scrivono, c'è da gestire tutto il magazzino, quindi quello per esempio è stata una cosa che all'inizio non avevamo ben calcolato. Sì, ok, prendiamo, facciamo, però poi non è che posso tenere, cioè, vabbè, io tenevo scatoloni in casa, poi a un certo punto... Ma dove li mettevi che nelle foto non si vedevano? Scatoloni in casa, no, dove? Infatti io di sicuro quando fotografo a casa mia davanti a 200.000 persone fotografo gli scatoloni, no? E quindi sì, c'è tutta una serie di cose che ce ne siamo accorti anche noi man mano, e c'è una gestione veramente super impegnativa che richiede, cioè noi ci lavoriamo lì dalla mattina alla notte compresa, perché alla fine facciamo tutto noi. Quindi dalla ricerca alla messa online a gestire ogni singolo ordine, impacchettarlo come lo impacchettiamo, perché noi lo cacciamo dentro. Sì, esatto, mi ricordo che l'avete raccontato. Siamo molto attenti, perché anche quella è una cosa che a me piace molto, e quindi quando arriva il prodotto arriva un regalo. E quindi ci mettiamo molto a cura anche in quello, però ovviamente siamo noi che facciamo le notti a fare queste cose. Certo. E ovviamente siamo una squadra, però, perché sennò sarei già buttata tutta la finestra, è impossibile. Però mi consola un po' il fatto che non sei da sola, perché mi metteva un po' d'ansia. Sarebbe stato gestibile, cioè nel senso, se è una cosa piccola magari da sola riesci a gestirla, quando inizia a diventare, comunque alla fine è una società, è una piccola azienda la nostra, quindi non... I prossimi passi? Allora mi hai già detto che ci sarà un sito. I prossimi passi sono avere proprio il vero e proprio sito finalmente istituzionale, perché noi siamo partiti con un sito creato su Bitkartel, che fino adesso è andato benissimo, però in realtà inizia ad avere un sacco di limitazioni comunque, anche proprio per numero dei prodotti che puoi caricare. Quindi avremo un nostro sito e ci saranno appunto nuove categorie, insomma. Quindi non soltanto accessori abbigliamento, cioè non soltanto, accessori, ma anche abbigliamento e anche altre cose. Beh, ascoltami, è un marchio proprio tuo? Con le cose tue, magari. Ci pensate, o... Diciamo che allora, noi siamo partiti andando a comprare dal fornitore il prodotto finito. Lo step successivo è stato quello di iniziare a farci personalizzare una serie di cose, soprattutto nelle borse o negli accessori, e quindi magari ricercare, non lo so, per quanto riguarda gli accessori, la piccola artigiana che ce li realizza, e per quanto riguarda le borse, il fornitore che ce le forniva già fatte, abbiamo iniziato appunto magari a personalizzarle scegliendo noi la pelle, scegliendo noi qualche dettaglio diverso. L'idea è quella di in futuro riuscire ad arrivare a disegnare un modello e farlo realizzare, proprio quindi avere pian pianino, ci arriveremo, ci arriveremo. Certo, io in realtà ho già idee, anche collezioni per la casa, cose così. Però poi devo tornare con i piedi per terra, perché comunque sono cose che al momento non riusciamo ancora a fare. E d'altra parte sei appena partita, tra virgolette, no? Sei partita a maggio, quindi voglio dire. Sì, sì, sì. Però avete già un certo successo, no? Sì, siamo molto contenti. Sì. Già, insomma, c'è già diciamo, guadagno a coprire le spese. Assolutamente, sì, c'è guadagno per tutte le persone che ci sono dentro, per coprire le spese e non solo. Quindi
quindi siete molto contenti. Va bene, siamo contenti, sì, per questo che vogliamo appunto migliorarlo, ingrandirlo e insomma starci sempre più dietro, perché poi è una grandissima soddisfazione vedere quando poi vedi che le cose che sai, che hai scelto tu, piacciono e c'è un continuo riassortimento perché c'è un continuo sold out, penso che insomma, sia una soddisfazione grandissima. Benissimo, brava Federica. Poi dopo, alla fine, quando ho intervistato tutti, faremo delle domande, quindi se avete delle domande per loro tenetele in caldo che poi potrete approfondire. Io guardavo sempre te perché sono accecata dai fari. Perché sono bellissima, devo dire. Io guardo sempre te perché sei bellissima. Va bene, passiamo alla nostra ospite successiva che si chiama Paola Colombo, ma in realtà probabilmente la conoscete meglio come Paola, la direi. Esatto. Allora, Paola vive a Verona, dove si è laureata in scenografia all'Accademia di Belle Arti e questo nome Pollas le è stato dato da degli amici, no? Tanto esatto. Tempo nel 2008 è nato ufficialmente il suo progetto, che ovviamente si chiama Pollas, esatto, e con il quale firma accessori, complementi di arredo e soprattutto oggetti in tessuto, tra cui i famosi cuscini, esatto, che si chiamano Pillow Face. Nel 2005 decide di mollare il lavoro fisso, diciamo, per lanciarsi in questa il lavoro d'ufficio per lanciarsi in questo 2015. Sì, 2015. Ho detto 2005. Nel 2015. Io volevo sapere appunto come hai fatto a mollare un lavoro sicuro per una cosa di questo tipo e se ci parli di questa scelta, ok? Se ne sei soddisfatta e come e quando hai capito esattamente che era il momento di fare il salto, okay, e quindi di lanciarsi totalmente. Allora, in realtà, cioè, il lasciare il lavoro fisso era un'idea che avevo in mente da parecchio tempo, perché lavorare solo con Pollas, diciamo che forse è stato il mio sogno da sempre. E probabilmente il momento giusto non era ancora arrivato ed è arrivato quest'estate, quando mi sono veramente decisa, mi sono seduta, mi sono guardata allo specchio e ho detto: tu che cosa vuoi fare della tua vita? Vuoi continuare a fare così oppure essere felice e quindi fare il lavoro che ti piace? Mollare un lavoro sicuro, quindi a tempo indeterminato, anche se comunque non è il lavoro della tua vita, non è facile, perché comunque avere lo stipendio sicuro tutti i mesi fa gola a tutti ed è ovvio. Però cioè, dovevo fare una scelta e lavorare solo con Pollas era la scelta che mi sembrava più giusta da fare. E sono felice di averlo fatto. Beh, ho iniziato da poco, anche se in realtà non ho iniziato da poco, cioè la partita IVA l'ho aperta da 2 mesi, però il lavoro che c'è dietro è da tanti anni, quindi lo rifarei un sacco di volte. Probabilmente, ecco appunto, l'ho fatto adesso perché prima non ero pronta per tante cose. Ecco, dici, hai aperto una partita IVA. Esatto. È stato facile, è stato semplice? Beh, c'è stato... Che cosa ha rappresentato questo momento per te? Nel senso, il fatto di sentirsi, ok, va bene, ho mollato tutto e ho fatto una partita IVA. Esatto. Aprire la partita IVA per me ha significato avere un lavoro. Di Pollas è un lavoro. Per farlo, ovviamente, dovevo aprire una partita IVA, per forza. E farlo è semplice perché alla fine ci vogliono 2 firme, lo fai, non è quello. E magari capire 2 o 3 cose burocratiche che onestamente ancora non ho capito e non capirò mai, esatto, e quindi me la sono messa via, ci ho provato, nel senso che ho partecipato a eventi, ho fatto 1000 telefonate e alla fine ho detto: io tanto questa cosa non la capirò mai e ci provo, perché sennò... Ah, e quindi non la capirò mai, allora ti fai seguire da un commercialista, per esempio? Sì, io voglio dare anche dei consigli pratici a quelli. Io ho trovato una commercialista molto brava che mi segue molto bene e che soprattutto se ne intende di questo settore, perché è ovvio che un commercialista bravo si trova ovunque, però magari per il lavoro che faccio io è un po' più complicato, perché magari deve essere più aggiornato su certe cose e sono stata fortunata e l'ho. Sì, anche perché devono essere esperti anche proprio di gestione di ordini online, esatto, tutte le fatturazioni. Esatto, perché non è come, non so, aprire una tabaccheria, oppure è un po' diverso, ovviamente ci sono. Che per carità, adesso ovviamente pian piano anche i commercialisti dovranno mettersi, quello sicuramente, imparare a seguire anche la parte, diciamo, gestione di negozio online.
però io mi ricordo che qualche anno fa non era così facile, no, anche commercialisti no, l'abbiamo trovato noi. Ma neanche adesso in realtà, perché io ci ho messo un po' per trovare questo quello giusto. Esatto. E sono contenta. E lo ritiro una scelta fondamentale? Sì, molto, io vorrei che passasse comunque, questo messaggio qua. No, perché comunque di questa persona tu devi fidare, perché comunque lei ti segue, in questo caso vabbè, la donna ti segue, tu ti devi fidare perché quello che lei dice è così. E allora abbiamo detto che a questo punto il lavoro, quello fisso l'abbiamo lasciato, è rimasto Pollaz, quindi a questo punto lì ci dobbiamo ricavare qualcosa, ok? E questi cuscini o questi oggetti, tutte queste cose che facevi prima nel tempo libero, mi immagino, adesso li farai sempre, quindi esatto. Quindi hai aumentato sicuramente la produzione. Assolutamente sì. Ma restano comunque sempre manufatti fatti da te? O hai cominciato a farti aiutare da qualcuno a produrli in serie? No, a fare momento, qualcosa? Al momento no, lavoro sempre da sola, a casa mia, nel mio studio. È vero che la produzione è aumentata, probabilmente di una mano avrò bisogno, adesso valuterò anche questa opzione. Sinceramente non saprei bene come, in che modo, perché comunque il mio lavoro è molto personale, perché sono tutti oggetti, è vero che magari alcuni sono in serie, però sono comunque cuciti tutti a mano, quindi il valore aggiunto del fatto a mano, è bello che rimanga. Però è anche vero che se si vuole aumentare la produzione, tutto da sola con due mani si fa fatica. Non dico che è impossibile, ma si fa fatica, quindi vediamo come si evolverà. E per spingere il tuo negozio online, ok? Utilizzi qualcosa, nel senso, adesso immagino che tu per reggere tutta la baracca debba venderne di più degli oggetti che fai, ok? Quindi hai pensato di fare una qualche promozione online, per esempio, oppure offline? Oppure come spingi questo tuo negozio in modo, in termini di visibilità? Intanto attraverso i social sicuramente, tramite i social che danno una mano in tantissime cose, soprattutto anche in farsi conoscere. Ma nei social, per esempio, lo spingi solo attraverso la tua pagina per immagini? Instagram, Facebook. Oppure fai anche proprio delle campagne ad hoc? Tante cose sono tanti articoli similari. No, io la conosco da un po' di anni e anche lei è veramente molto brava, ed è talmente brava che un fenomeno così difficile come poteva essere all'inizio, anche fatta a mano come l'ha fatta, è venuto subito fuori. Cioè io mi ricordo di parecchi articoli di giornali, di parecchi dei siti che parlavano di te, perché è brava. No, ma gli oggetti infatti li avevo visti, soprattutto anche l'ultimo, quello con David Bowie, che ovviamente era un mio. Ovviamente a me quello ha colpito particolarmente. Però mi chiedevo appunto se adesso, appunto, avendo mollato il lavoro fisso per andare su questa cosa, ti fossi spinta adesso a spingere. Adesso vediamo, perché effettivamente è da poco che comunque ho iniziato questa attività. Non è vero che ho iniziato, però vabbè, è iniziata. Adesso logicamente sono anche un po' occupata dagli ordini natalizi, quindi è un periodo un po' strano dell'anno. Quindi con l'anno nuovo sicuramente mi metterò a pensare bene a fare tante altre cose nuove. A prendere un po' le misure, capire come muoversi, come fare. Esatto. Benissimo, allora ti ringrazio per questa tua testimonianza e passiamo alla nostra terza ospite, che è Justin Romano, che tutti conoscono anche come Justin Romano ormai, ma come una delle Funky Mamas, anzi come la Funky Mamas, che ha aperto anche lei un shop nell'ottobre 2015. Sì, appena nato. Esatto, è un altro bebè, non bastava. Allora, praticamente ti abbiamo lasciato blogger e invece adesso sei un'imprenditrice, ok? Ci parli di questo progetto anche qui, dall'idea alla realizzazione, è stata una cosa facile, difficile? Allora, l'idea penso che la sappiamo un po' tutti, cioè quelli che mi seguono sono stati partecipi di tutto il progetto dall'inizio, quindi io già facevo queste cosine che però facevo a mano, che però non mi venivano perché non sono Pollaz e siccome non mi venivano bene, avevo in cantiere di poi farle realizzare esattamente come le avevo immaginate. Era una questione di tempo, una questione di non avere l'investimento negli anni scorsi. Ho lavoricchiato, messo da parte, poi dopo è arrivato questo momento. Le cose difficili sono state, secondo me, adesso.
vabbè, non tanto la procedura per aprire l'e-shop, che appunto quello sono tutte cose che si fanno attraverso il commercialista, c'è il tempo che è un po' lungo, per il quale la Camera di Commercio ti dice sì, puoi partire, le verifiche sono un po' lunghe. La difficoltà più che altro è appunto la commercialista, non, per me non tanto perché fosse settorizzata, perché anch'io faccio fatica a capire, ci sono cose che non capirò mai, ma voglio più o meno capirle, e quindi deve essere una persona che mi parla non in burocratese, e che ho chiamato anche 6 volte in un giorno perché non capivo come si facevano i prezzi, e mi ha risposto tutte le 6 volte. E alla 6ª telefonata, quando ho messo giù, ho detto vabbè, è la mia, perché la richiamerò 3 volte. Questo è stato molto complicato, anche capire appunto come si costruisce un prezzo con le tassazioni, capire che poi appunto se sei online ci saranno pure le spese, che magari dal circuito PayPal piuttosto che il POS virtuale. Quelle sono state proprio le cose che mi hanno un po' mandato fuori di testa. Invece su tutto il gestionale, vabbè, io arrivavo anche da dei negozi fisici e degli showroom, mi sono accorta che le cose sono cambiate in una maniera favolosa sull'online. I servizi dell'online per l'online sono pazzeschi. Dal, non so, ho bisogno delle scatole, sono andata da uno scatolificio vicino a casa mia, dal signor, dallo sciuro. Lo sciuro era in crisi, ah, perché te la devo fare su misura, non so bene come fartela, e se ti faccio il preventivo, però se ti faccio il preventivo e poi dopo non va bene, io ho perso tempo, Ricerca online, scatola su misura, arriva a casa in 2 giorni. È impressionante come l'online in questo momento sia più compatibile con l'online anche sul fare, cioè sul chiedere una cosa personalizzata. Ho trovato una piattaforma che è PrestaShop, che è una piattaforma che si possono comprare i template, però inizialmente si può aprire gratuitamente un po' come WordPress, che non è bigcartel, nel senso che PrestaShop, diciamo, allargando un po', se mai dovesse diventare molto pesante come giro d'affari, comunque ancora ti supporta, ma all'interno ha un modulo. Io sto dicendo robe proprio. Il magazzino, appunto, hai un modulo, questi moduli sono praticamente delle app, ok? Che tu puoi inserire all'interno del tuo negozio, quindi quest'app per il magazzino che te lo gestisce in una maniera allucinante, soprattutto per me che sono incasinata, quindi cioè quando è venuto io so esattamente quanto mi è rimasto, che sarebbe stata una tragedia, anche quando lavoravo in negozio era la roba che... Stavo spesso in magazzino perché avevo voglia di ascoltare la musica per i fatti miei, però facevo dei casini nelle rabbie, quindi su quelle robe di... E piuttosto che anche i corrieri, cioè ho trovato un corriere pazzesco che ti fa anche da magazzino, quindi anche la cosa delle scatole così, cioè loro hanno il prodotto, cioè ti ha un costo sulla spedizione, però è già tutto lì con la sua etichetta a parte, fa disfa. È impressionante come appunto sia tutto più semplice. Io tornando indietro nei miei anni anche di commessa super power, cioè ho lavorato in negozi veramente molto caratteristici, ecco, così per dire, in posti molto di passaggio, molto divertente, e sembra la preistoria, talmente più semplice, è proprio più facile tutto anche per chi è veramente disordinato come me, ecco. Poi per il resto, insomma, io sono un po' imprenditrice di stili, no? Cioè, insomma, l'impresa è molto basata su cose colorire, quindi speriamo che questa allegria mi porti lontano. Assolutamente. Ma tu l'hai detto anche prima, anche parlando con Paola, che tu non sei una vera crafter, no? Tu in realtà non hai la vocazione di craft. Però qual è il tuo rapporto con l'ambiente? Perché comunque invece sei molto attenta, no, a questa cosa. Quindi... Allora, io sono innamorata del mondo craft anche grazie a Gaia Puncinetta, nel senso che lo vedo proprio come sono innamorata del Made in Italy e del fatto in un certo modo, proprio anche per un background che ho, il craft lo trovo un nuovo sistema, a parte sostenibile, e molto interessante per esempio, adesso hai detto una cosa sul fatto di farlo fare, mi viene in mente un'impresa francese che fa i maglioncini per bambini, si sono accorti che le trecce ai ferri, come le fanno le nonne, non le sa fare nessuno. Quindi come faccio... Ho fatto l'intervista. Esatto, è una realtà che in Francia da noi è già conosciuta da parecchi anni, quindi le fanno fare appunto queste nonne.
è un mercato nuovo che appunto tra l'altro si porta dietro un'eticità senza per forza volerlo, che secondo me può cambiare veramente le cose, perché non è più sostenibile comunque il modo in cui si lavora in questo periodo. È molto interessante, però l'element in realtà per me è semplicemente la pigrizia di non andare a correre. Io non faccio yoga, non faccio sport, quindi la sera quando devo svuotare la mente mi metto con un uncinetto, mi piace tantissimo fare le robe, però è un po' una terapia, risparmio con psicanalisi. Cioè, che comunque per risparmio, ma non sono l'unica, ci sono un sacco di hashtag tipo I don't kill people, stitch don't kill people, cioè appunto faccio la maglia così non ammazzo nessuno. A me mi rappresenta molto sta cosa qua, che però poi ferri si potrebbe anche, se qualcuno ci fa arrabbiare, però sai, adesso vanno di moda quelli di bambù che sono abbastanza, non c'è più un vecchio materiale di una cosa, o hanno capito che era meglio. Ascoltami, in questa impresa nuova ho capito che sei da sola, cioè non sei più, non hai più colleghi, è proprio una cosa tua. Quali sono i pro e i contro di lavorare da sola? Cioè i pro, mi immagino che prendi tu le decisioni e quindi è tutto un po' più facile, ma i contro invece quali sono? Devi far sempre tutto tu. Allora, facciamo un bilancio. Adesso non ce l'ho il contro, perché ho sempre lavorato nel team o in coppia. E credo che in questo momento della mia vita era normale, adesso lo penso, cioè dopo che è già capitato, che avessi una roba tutta mia e dove venissi fuori io. In realtà sono sola, nel senso che l'investimento è mio, ma io non sono mai sola, perché c'è sempre Camilla, continuamente, c'è la sera. Buongiorno. No, non è un segreto, voglio dire, anche sui social non abbiamo mai fatto molto, cioè i miei progetti sono i suoi, i tuoi sono i miei, i suoi sono i miei, e ci sentiamo parecchie volte al giorno anche con... Ha finito il credito stamattina. E anche Gaia di Vendetta Uncinetta, è una cosa che noi siamo molto amiche, però per il lavoro che facciamo, e sapete bene anche dai blog così, continuare anche a parlarne per capire esattamente cosa sta succedendo, a volte ti trovi in un'evoluzione ma non la vedi. Io non mi sento sola per niente, proprio per niente. E dall'altra parte invece c'è quella solitudine che dicevo giusta, che forse sono arrivata alla maturità, magari mi esce anche il dente del giudizio che ancora non ho, e poi dopo due figli eccetera, ma magari diventa anche grande. Esatto, non ce l'abbiamo ancora. Va bene, adesso avrei una domanda per tutte e tre. Abbiamo parlato appunto già di un po' di commercialiste eccetera, e partite IVA e marchi. Tante volte sento la burocrazia e questa sconosciuta, questo scoglio terribile da affrontare. Voi come l'avete affrontato, e se avete un consiglio da dare, ognuna di voi un consiglio per chi si vuole lanciare in un shop o un'impresa dove creare un proprio prodotto, un proprio brand? Allora, in realtà è già stato detto da loro, nel senso che la scelta di qualcuno che ti segua, quindi un commercialista o come nel mio caso, io sono seguita da un'associazione dove all'interno appunto sono anche questi commercialisti giovani, quindi insomma conoscono questo nuovo mercato, quello è fondamentale, perché ovviamente anch'io non me ne intendo di tutto quello che riguarda il mondo burocratico e fiscale, e quindi il commercialista insomma un po' la tua Bibbia, no? Ti dice tutto come devi fare, come non devi fare. Io in realtà non ho trovato delle cose molto complicate, nel senso che a livello fiscale viene gestita, si apre normalmente una partita IVA, bastano due firme. Bisogna aspettare i tempi giusto di approvazione alla Camera di Commercio, bisogna registrare il proprio sito, per il resto in base al guadagno tu entri in un regime ordinario, io entro nel regime ordinario oppure quello dei minimi, e quello dopo viene gestito dal commercialista, cioè vuol dire tu presenti le fatture ogni mese e lui ti segue la contabilità, quindi da quel punto di vista lì... Forse invece che aprire un shop bisogna diventare commercialisti per fare gli affari veri. Anche da quel punto di vista lì è tutto abbastanza snello, insomma, cioè regolare, nel senso non ci sono cose particolari. Magari può, ecco, diventare un po' più delicato quando io pongo magari certe domande al mio commercialista del tipo, ok, adesso io voglio iniziare a vendere questo prodotto e lo acquisto dall'America piuttosto che da Istanbul, ho trovato una ragazza che realizza delle cose a mano ed è di Istanbul,
e quindi lì c'è tutto un discorso che riguarda e l'IVA e non l'IVA e i dazi, quindi qua entriamo in una sfera magari più tecnica, per cui devi avere anche un commercialista che appunto sia sul pezzo, quindi che sappia un attimo, e quindi torno al discorso che hanno già detto loro prima, ecco. Però per altre cose fondamentalmente tu hai registrato un marchio, cioè l'Iterum è un marchio? No, però in effetti dovrei farlo assolutamente, però non l'ho mai registrato. Per adesso non l'hai ancora registrato? No, non l'ho ancora registrato. Comunque, e qui devo parlare di esperienza mia, il giorno che l'ho registrato io, perché filastrocchio.it da qualche anno è un marchio, in effetti non è stato così complicato, perché... Ah, fantastico! Vedi, allora questo lo vogliamo sapere, perché io in realtà mi ero rivolta a un professionista online e avevo fatto tutto in rete. Allora Justin, mi dici, esatto, mi dici questa cosa della registrazione e anche il tuo consiglio. Allora anch'io ero molto tranquilla, ho detto vado a registrare le mie robe, poi immaginatevi io in uno studio di avvocati super figo, quindi faccio cosa fai, tu le buste e i tozzi miei, in che senso? In quel senso, va bene, ok, comunque registriamo un po' tutto. Allora, un tempo si poteva molto fare in maniera molto snella dal sito della Camera di Commercio, in realtà si può fare ancora. Lì si trovano tutti i moduli da scaricare e da compilare. La realtà dei fatti è che è cambiata la normativa ed è quindi molto meno intuitivo. Ok, è molto meno intuitivo, il sistema è cambiato molto anche a livello europeo e mondiale, quindi adesso per dire, qualche anno fa non si faceva, bisognerebbe fare una ricerca di anteriorità per essere sicuri che Fanchimama, Glitterroom, Pollax non sia già stato registrato da qualcun altro, perché potrebbe essere un problema e non basta più una ricerca solo online. Io secondo me sì, però ti dicono di no, perché comunque sia ti farà anche un po' il sedere se succede qualcosa, insomma c'è questa ricerca di anteriorità che è stata fatta e si fa. Appunto non è più intuitivo il poter compilare tutte queste cose da soli e quindi bisognerebbe adesso passare per questi uffici che si occupano proprietà intellettiva? Intellettuale. Sapevo che stavo sbagliando, se no lo chiedi. Meno male che c'è la Trofea sempre che ci segue in sala comunque, che ci dà il suo supporto. Ecco, niente, insomma, praticamente sono state complicate le cose ed è più difficile poterlo fare. Come sempre capita, se no non ci divertiamo, no? Se le cose sono troppo semplici. È perché stiamo diventando troppo pare, almeno questa è la risposta, è andato un mercato globale e quindi è importante che sia un pochino più estesa la protezione per tutti quanti. Allora tu mi chiedi, quindi sei protetta per tutto? No, perché dopo che tu hai pagato, ho scoperto che se in Giappone domani vendono il cuscino con scritto Pollax, in realtà se il Pollax se ne accorge e che io allora forse se non esiste un organo di controllo, cioè quindi tu paghi perché se per caso sai puoi dire no, però questa è. Però te ne devi accorgere tu. Sono tutti zi tuoi, e diciamo. Sono molto zi tuoi e poi non diciamo, mi hai detto no, non mi hai detto che sia. No, potrebbe rimanere un no, Sentiamo il consiglio di Pollax. Il mio consiglio, come ho già detto prima, è trovare qualcuno. No, è vero, mi ha copiato, è vero, però. Capita. Solo i grandi vengono copiati, sai? Vabbè, sì, però girano. Sì, tanto quello sicuramente. Esatto. No, il mio consiglio sì è ovviamente trovare una persona di cui ti fidi, come dicevo prima, provare logicamente a capire anche tu qualcosa e se proprio non ce la fai ti fidi e ti metti. A un certo punto bisogna buttarsi, bisogna farlo. Però... Bisogna assolutamente buttarsi. Esatto. Va bene. Adesso ringrazio le mie ospiti e volevo sapere se c'è qualche domanda in sala per loro. Io ho una domanda soprattutto per Pollax e Justin. Chiedo di scrivere un po' anche questa sensazione, perché mi sembra che, quanto poco io conosca il mondo delle carte, però mi sembra che stiate uscendo un po' da una comfort zone, che è quello del crafting, ma magari anche in una dimensione più di fai da te, di passione, di hobby, per entrare invece in una dimensione dove le cose si fanno più sul serio, quindi come state vivendo questo cambiamento? Non so,
cioè io non saprei sinceramente cosa... Cioè, io vedo, sì, nel mio punto cioè, dal mio punto di vista personale sono cresciuta molto a livello tecnico e di riconoscimento sia mio, nel senso che anch'io mi sento cresciuta e un riconoscimento anche esterno. E boh, personalmente penso che il mio non era più un hobby da tanto tempo, quindi... Quando è arrivato il cuscino di Woody Allen alla famosa attrice a Hollywood e Woody Allen l'ha visto, no? Perché lei queste cose non le dirà mai, però lei è proprio un mito, eh. No, però è così. Troppo di Beverly Hills. Certo. Io posso dire una cosa con svenale, brutta brutta? Cioè io da blogger con tutti i pagamenti da partita IVA 60-90 e facciamo il prove 90 perché sennò uno scriverà, non è, cioè questa comfort zone, uscire, a me sembra che questa sia la comfort zone perché cioè, ti pagano e ti arriva la mail, no? Ed è diretto, dopo tanti anni di lavori è tutto così, mi sembra concreto, più concreto, io forse sto entrando in una comfort zone adesso. Ecco, c'è una domanda là, arrivo veloce con una gazzella, tu con la luce qua. Ciao ragazze, complimenti innanzitutto. Sono anch'io una blogger, una mamma blogger, il mio blog è Un caffè tra mamme. E innanzitutto volevo farvi complimenti, poi volevo chiedere da curiosa che sono come riuscite a gestire o comunque a coniugare la vostra vita nuova da imprenditrice, diciamo, con la vostra attività di blogger e con la vostra attività di mamma. Io sono una mamma, quindi passo. Non sei ancora, si può recuperare, come dico sempre. Però passo alle mamme. Cominciamo. E beh, allora, per quanto riguarda il discorso della mia azienda, siamo in un gruppo, siamo in tre persone e quindi ognuno ha il suo compito e quindi ci dividiamo bene un po' tutte le nostre varie cose che dobbiamo fare, quindi in quel senso si riesce bene a organizzare tutto. Tutto il resto si incastra in mezzo a tutto l'altro e quindi non c'è mai stop, perché a differenza, che ne so, di anni fa quando anch'io lavoravo in uno studio a tempo indeterminato, facevo le mie 8 ore al giorno, una volta che alle 6 uscivo dall'ufficio, il venerdì, ciao, era finita. E invece adesso è un continuo. Da un lato ha i suoi aspetti positivi, perché comunque faccio qualcosa che ho creato io, che piace, cioè che mi piace e comunque che posso organizzarmi come voglio, quindi io posso alzarmi quella mattina e dire bene, io oggi lavoro dalle 4 del pomeriggio alle 3 di notte e il mattino faccio altro. Però dall'altro lato non c'è domenica, non c'è sabato, non c'è agosto, cioè tu lavori sempre in continuazione, quindi io sono al computer alle 2 del mattino a starmi tra gli ordini, oppure a scrivere il post, oppure non lo so, cioè è un... praticamente non c'è più una differenza tra quello che è il tempo dedicato al lavoro e il tempo dedicato ad altro, cioè è tutto mischiato per me. Non sono solo io ad avere questo problema. No, no, è tutto mischiato sempre, perennemente. Ecco perché il negozio, gli shop non chiude da questo. Eh no. No. Sentiamo Giustina. Vabbè, mio marito è freelance. Questo ci permette di avere un'organizzazione di casa un po' particolare, nel senso che lì magari non c'è per un periodo e poi magari c'è proprio per 24 ore su 24. E di solito riusciamo a sapere un pochino prima, di solito. E quindi niente, c'è un'organizzazione a te tra le due, cioè lui quando appunto io sapendo che questo mese lui è a casa, la priorità ce l'ho io e lavoriamo in un certo modo, però lui, vabbè, lui fa il cameraman, quindi va lì magari con le foto, le cose, i pacchi, eccetera, eccetera. Per il resto del lavoro io sono organizzata con Camilla. Cioè io vorremmo tutti una Camilla figura, eh? Diciamo.
No, però è la verità, io... Dovevi dirlo per forza, perché sennò ma ti rimanevo malissimo. E quindi in realtà ho degli aiuti molto concreti, non in ultimo, io ho mia mamma molto vicina a casa e che con i bambini è tanta, tanta, tanta roba. E vi dirò di più, io non lo so se avrei fatto tutto ciò se non avessi loro, che sono la mia famiglia, Camilla, Steve e mia mamma. Cioè, è inutile, cioè, è vero. È vero, la mamma è sempre la mamma. Diciamocelo, questo è. Ecco un'altra domanda. Io sono Chiara, volevo fare una domanda a Paola. Se ho capito bene, il tuo laboratorio è a casa. Sì, sì, sì. Io sono una restauratrice e da poco, dopo 25 anni con uno studio fuori, ho deciso di trasferire il mio studio a casa. E volevo un po' capire come vivi la casa bottega. Ah, io la vivo benissimo. Io mi trovo benissimo a lavorare da casa, proprio è la mia dimensione. Mi do ovviamente gli orari, mi lavo, mi vesto, nel senso che anche mi alzo in pigiama, vado a lavorare, come magari si può fare la domenica quando... E io lavoro molto bene a casa mia. Ho una stanza che ho adibito studio, quindi per fortuna è una stanza un po' grande, quindi riesco a lavorarci bene. Ovviamente tutto il resto della casa è invaso dalle mie cose, ma quindi vabbè, chi vive con me ormai se l'è messa via. E quindi io da casa lavoro veramente bene. Sì. Io da esperienza mia devo dire che io ho lavorato, ho cominciato sia in casa, no? Peraltro io facevo solo web, niente crafting, però in casa comunque c'è sempre, non so, come idea, diciamo sempre vabbè per un attimo faccio la lavatrice, vabbè per un attimo faccio... Certo. Quando invece ho avuto, diciamo, l'ufficetto, anche solo sullo stesso pianerottolo, però comunque chiudevo la porta di casa, attraversavo il pianerottolo e le cose comunque erano diverse, non so come dire. A me ha aiutato molto, poi probabilmente dipende dalla persona. È vero che in casa la tentazione è dietro a ogni angolo, cioè aspetta mi fermo un attimo a guardare una cosa al computer, aspetta che mi faccio una spremuta, aspetta un attimo che mi metto sul divano, che sono un attimo stanca. Facciamo la mucca perché ho 100 minuti. Esatto, cosa che cioè se vai in ufficio non lo puoi fare, cioè quelle sulle ore e hai la pausa 10 minuti e a casa devi stare attenta, però insomma non sono contentissima. Non dovrei andare più in ufficio, basta. Impagabile, quello è vero. Qualche altra domanda? Aspetta che ho sto faretto qua nell'occhio. Vediamo. A posto? Io vorrei fare una domanda. Vai. Io faccio sempre una domanda, ogni volta che sono in un posto devo fare una domanda. No, la mia domanda mi interessa anche perché, soprattutto le due blogger direi, no? Che in realtà sono coinvolte in questa cosa, nel senso che io a un certo punto della mia vita mi sono resa conto che, per carità, non ho una grande esperienza alle spalle, però qualche anno mi ha fatto capire che non potevo più vivere solamente mostrando, volevo dire ostentando, ma mi sembrava avesse un valore negativo. In realtà mi dava fastidio il fatto di raccontare solamente e di non creare, cioè la mia anima fattuale in un certo senso veniva meno, no? Allora credo che, per quanto mi riguarda, visto che anch'io ho aperto un'attività, volevo dirlo, sono diventata cartolaia, e grazie, ho un'insegna, per un shop, ma che non so dove metterla, e in realtà ho l'insegna vera, ho trovato un'insegna ma ho un e-shop e quindi non servirà niente, esatto, infatti la metterò sul letto, vabbè. In ogni caso volevo fare questa domanda che secondo me è in realtà è quello che ho pensato io, ma vorrei sapere cosa ne pensate voi, che in un certo qual modo questa attività, questo secondo step per me è stato fondamentale per quello che ho vissuto prima, ovvero il fatto di raccontare, di condividere, di vivere anche effettivamente delle esperienze, però di non fare delle cose. A un certo punto ho avuto bisogno di mettere le mani in pasta. Volevo sapere se era capitata la stessa cosa a voi due o se in realtà niente, semplicemente è stata un'idea tra le tante, ecco. No, sì, in realtà io non sono una craft, quindi io non è che faccio un qualcosa e lo vendo, insomma, quindi in realtà no, a quel punto di vista lì no.
l'idea del negozio è un qualcosa che mi è sempre piaciuto, comunque, anche fisico proprio, nel senso che vengo da una famiglia dove, non so, mia mamma per tantissimi anni ha avuto un negozio d'abbigliamento e quindi ho vissuto questa cosa del negozio, della moda, dei vestiti, mi è sempre piaciuto e sono sempre stata affascinata dall'idea di aprire un negozio, un concept store, come li vedo all'estero, con tante cose bellissime che qua non si trovano. Quindi quando poi ho avuto la possibilità di provare ad aprirlo, perché come lei si è arrivato a un certo punto in cui ho avuto la possibilità economica di investire dei soldi per aprirlo e per comprare le cose da mettere in vendita. Più che altro è sempre stata questa idea, questo sogno che avevo, che poi insomma, ho capito che rispetto ad aprirlo fisico forse era meglio aprirlo appunto online, sia perché comunque vengo da un blog e quindi comunque ho tante persone che mi conoscono per quello, quindi tante persone sarebbero venute ad acquistare online, non fisicamente in un negozio a Bologna. E poi perché insomma la crisi praticamente non finisce mai a quanto pare, e quindi almeno nella mia città vedo negozi che aprono e che chiudono oggi di poco, cosa che invece magari online è più semplice, comunque prende un pubblico più vasto. Quindi sì, è un sogno che si è realizzato, non proprio come era partito, si è un po' adattato in base alla situazione reale, e questo. A me mi viene da ridere a rispondere a te, perché risai già le mie cose. Cioè, nel senso che lei ha, io per chi non mi conosce faccio queste borse che ho disegnato io quando è nato il mio primo figlio, che era una borsa da attaccare al passeggino, ma ho sempre cercato una borsa che mi piaceva l'idea che fosse una borsa per la vita, quindi è un bagaglio a mano, una borsa gigantesca che se diventi mamma si attacca al passeggino, se non diventi mamma si attacca alla sedia a rotelle o sì, potrebbe essere che potrebbe avere anche quell'utilità, ho pensato, piuttosto che al carrello della spesa, qualsiasi cosa, insomma, potrebbe avere un uso, ma è un borsone grosso. Vabbè, detto questo, poi ci sono queste, mi viene da ridere perché appunto queste pochette con scritto "sì miei", ho fatte veramente, non è che scherzavo, e lei ha avuto una delle prime, cioè era una roba che io avevo, vabbè lo dico, cioè quando è nato mio primo figlio con mia suocera un po' litigato, adesso andiamo d'accordo, quindi lo posso dire. Ma dai, veramente? No. E continuava a darmi questi consigli non richiesti, capito? Una sera io mi sono messa lì per non ammazzare nessuno, ho fatto appunto croce e sta scritta "sì miei". E l'hai regalata, così per migliorare i rapporti. Lei ha riso molto ma non ha capito. E a Natale invece ci avrà queste nuove, perché le piacciono un casino, non so neanche che la maternità la devo a lei. Io invece avevo veramente molta voglia di... era da tanto che veramente volevo proprio realizzare questi tre disegni che appunto erano la borsa, le "sì miei", e questa qua che è l'ultima nata, che è semplicemente la verità proprio più totale. Cioè sono 10 anni che cerco una tracolla non troppo piccola, non troppo grande, tonda, come si faceva negli anni 70, c'era una storia molto profonda, e l'ho fatta e mi piace un casino, cioè ve lo dico proprio, è già la mia borsa preferita. Ah sì, dentro c'è scritto "sì miei", dentro. Qualche altra domanda? Mi sembra che abbiamo... Va bene, direi che il nostro pubblico è contento così, quindi ringrazio le mie ospiti di oggi, grazie ragazze, e complimenti per tutte le vostre creazioni, in shop, negozi e brand, e quindi speriamo di vedervi sempre più forti sia online che offline. Ringrazio tutti e adesso parte il panel successivo.